Hanno chiuso il 2008 con una sconfitta, vogliono evidentemente aprire il nuovo anno ricominciando a correre. Buon pomeriggio dal Renzo Barbera, da Daniele Barone. Chissà, vedremo tra un attimo, intanto seguiamo Bresciano. Il cross teso, Cavani, Simplicio! E si salva l'Atalanta, grande palla gol per il Palermo che insiste ancora. Nocerino, gran botta, destro fuori. Si è rimesso in piedi, sta correndo, non so con quali condizioni. Tra un attimo Giovanni Guardalà potrà darci magari qualche informazione in più. Intanto Cavani allarga bene per Cassani, una finta, palla dentro l'area di rigore, Cavani è andato a colpire il gol. C'è Giovanni, c'è Floccari, il cross dentro verso Vieri. E il pallone che viene deviato in calcio da... Prima di arrivare a Palermo, due anni proprio all'Atalanta, Simplicio, c'è spazio a sinistra Miccoli, a destra Cavani, fa il matador con il pallone che finisce al lato, ha colpito male Edison Cavani. Lo fronteggia Nocerino, allora Doni si libera del pallone riaprendo splendidamente sulla destra per Garix, buon anche il cross Carrozzieri, poi Doni con la battuta di destro, palla colpita in controbalzo ma senza riuscire. Fratello di quel Maurizio Pellegrino, ex difensore di Barcellona, Valencia e Liverpool. Miccoli, Miccoli, Miccoli! Fabrizio Miccoli! 1-0 Palermo! 22esimo minuto, gol numero 8 in campionato. Miccoli! Vedi, lancio lungo di Cassani, intervento fuori tempo, credo, di Talamonti. Lui ha ammorbidito la palla. Guarda, ha ammorbidito la palla ed esterno ha anticipato Coppola, è veramente un gran bel gol di Miccoli. Sul lancio di Cassani a vuoto, sì, Talamonti con l'esterno, grande gol di Fabrizio Miccoli che se la mette giù sì. E poi va a mirare l'angolo per la battuta del corner. Palla che arriva in area di rigore, colpo di testa di Cavani, palla che si impenna, poi Simplicio, attenzione Bellini, destro tra le mani, vuole correre Amelia. Meno rischi. Miccoli dalla bandierina verso Simplicio, Bresciano, deviazione di Carrozzieri e il pallone che viene ulteriormente per Rapinto, tira cross. Ma credo proprio, Daniele, che sia una scelta da parte di Ballardini. Adesso sta andando Chiera avanti, però sanno che Miccoli quasi sempre calcia e può far male anche di lì. Parte Miccoli, destro sulla barriera, palla che si impenna e Coppola. Miccoli, ma con passo non del tutto certo. Simplicio apre per Cavani, ecco Miccoli, vediamo come va. C'è il cross basso dentro Bresciano! Bresciano 2-0! In palla da Cavani, guarda, ha aspettato l'inserimento di Bresciano, posizione regolare, grande palla e lui è stato bravissimo a scegliere il tempo giusto e a battere Coppola, assolutamente incolpevole in questa circostanza. Secondo gol in campionato per Marco Bresciano, aveva segnato contro l'Udinese. Anche qui, che dici, Talamonti non benissimo o non ci sarebbe arrivato? Sì, no, che sfiora il pallone. Sì, non erano messi ancora una volta bene. Ci sono, non sta bene Miccoli, tra poco Giovanni Guardalà, intanto il cross dentro Vieri, anticipato da un monumentale Carrozzieri. Un solo intervento Carrozzieri. Attenzione a Bresciano, autore del secondo gol del Palermo. Cavani, c'è spazio per lui, il suo controllo, ci prova con il destro con tre compagni dentro. Pochissimo movimento, chi ha il pallone tra i piedi va in difficoltà perché c'è pochissimo movimento in fase offensiva dell'Atalanta. Per Rapinto, Garix, palla per Vieri, attenzione Doni, poi il tocco all'indietro di Liverani, trova Cigarini, si libera con una finta di Cavani, poi Flocca, ricontrollo prima con la testa, quindi con il petto, la battuta di Padoin con pallone passata a sinistra di Capuan, attaccato da Ferrera Pinto. Liverani qui quasi costretto a mollare il pallone, lo ha di fatto riconsegnato agli avversari. Garix, Ferrera Pinto prova a combinare ancora con il brasiliano, Garix dentro l'area di rigore, c'è Doni, che parata di Amelia. Grande azione corale del Palermo. Cigarini, largo sulla destra c'è Garix, Cigarini va a puntare Liverani per linee orizzontali, trova invece Guarente sinistro e di conseguenza i falli da parte anche del Palermo, spesso quasi tutti sono falli tattici. Doni, Ferrera Pinto, c'è un varco dentro l'area di rigore del Palermo, ancora Cigarini, due dinanzi a lui, scarica per Garix con i pugni Amelia, palla che si impenna. Valdés
da sinistra a destra c'è Garix, largo da questa parte c'è Ferrerapinto, palla in verticale per Floccari, si gira, adesso è fronte porta, Floccari sinistro, Amelia. Prova un'altra carta del Neri, ha spostato i suoi esterni, Valdessa adesso a destra, Ferrerapinto a sinistra. Attenzione a Floccari che avanza centralmente, trova un buon pallone per Valdés, area di rigore per il cileno, 1-2, scarica dietro, Doni, pallone ribattuto, ancora Atalanta però, Garix, insiste la squadra di Del Neri, il pallone dentro, il colpo di testa, e il gol di Floccari, al 20° minuto, nono gol in campionato per Sergio Floccari, che per una volta ha avuto la meglio su Carrozzieri ed è riuscito a fare gol 2-1. Hai detto bene, l'unico pallone che non è riuscito a recuperare Carrozzieri per via aerea, Floccari l'ha fatto diventare oro, realizzando un gol importantissimo e anche bello perché è stato bravo, ha schiacciato la palla con forza, gran bel gol anche questo, e l'ha messa nell'angolo lì dove non poteva assolutamente arrivare. Ma credo che sia figlio di un atteggiamento e di un equilibrio diverso questo gol, e ritengo anche meritato. Cerino si è spostato più sulla sinistra e Migliaccio in posizione centrale insieme con Liverani, probabilmente come diceva Iorio Migliaccio dovrà disturbare Cigarini. Cigarini, ancora grande pallone per Valdés, altro cross basso, Cigarini, proprio lui ha sul destro il pallone del 2-2. Secondo me è dei grandi allenatori, perché secondo me Gigi Del Neri è un grande allenatore. Attenzione Bresciano, dentro per Succi, il sinistro di Succi e il pallone alto, questo fallo. Garix, lo aspetta Nocerino, Valdés parte sempre molto largo da destra, poi si accentra, Doni, la combinazione tra i due, ancora Valdés, Cigarini, ancora Doni, gioca bene l'Atalanta, palla dietro per Valdés, da questa parte c'è Garix, se ne va Valdés, 1-3, cross, Floccari e pallone alto, ma sono diventati praticamente imprendibili quelli dell'Atalanta. Si ferma Doni, sta valutando le condizioni del compagno, si può giocare, lo scambio tra Doni e Cigarini, vuole palla Valdés a destra, la riceve sempre Capuano, pronta a raddoppio anche Bresciano, se ne va Valdés, una marcia in più il cileno, palla dentro l'area di rigore e c'è il pareggio dell'Atalanta, Ferrerapinto 2-2, pareggio dell'Atalanta, rimonta completata, Ferrerapinto. Rimonta meritata, Daniele, ennesima grande giocata di Valdés, che come abbiamo detto è stato veramente l'elemento che ha fatto saltare insieme a Cigarini l'intera retroguardia palermitana, cross al bacio, perfetto inserimento da schema delle squadre di Del Neri, guarda, perfetto inserimento, non attentissimo Cassani, si è fatto sorprendere da Ferrerapinto, che ha fatto un gol non facile perché è riuscito a trovare una coordinazione pur essendo pressato da Cassani, e credo che sia un pareggio assolutamente... Larga bene sulla sinistra per Capuano, palla dentro per Bresciano, siamo al limite dell'area di rigore, lo circondano in tre quelli dell'Atalanta, Bresciano costretto a defilarsi quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo, tiene palla ancora il giocatore italo-australiano Liverani, attaccato da Cigarini, il cross dentro per Cavani, posizione irregolare, Cavani, el matador Cavani, 36esimo minuto, partita straordinaria, grande giocata, succede? Di Liverani, ed è stato bravo l'attaccante, è stato bravo a far scorrere la palla e poi a chiuderla in maniera perfetta, immediatamente mi ha zittito per la gioia di Ballardini e dei tifosi del Palermo. Nessuno ti darà mai più credito assolutamente, però chiedo ad Emanuele Cammarata, mi è rimasta soltanto una curiosità, riuscire a rivedere quante emozioni in questo pomeriggio al Barbera. Entrerà Guana, uscirà Liverani nel Palermo, attenzione a Floccari, Doni, i fischi del pubblico sono fischi di paura, Valdés sinistro, Amelia allontana. Super parata, è soltanto però Pellegrino praticamente nella metà campo dell'Atalanta, Talamonti ripropone per Floccari, buono il controllo, poi Cigarini, attenzione Doni, Cigarini! Che occasione per l'Atalanta ad un passo dal 3-3, altro miracolo di Amelia. È veramente un miracolo, un'azione meravigliosa dell'Atalanta, e veramente Amelia ci ha messo una pezza, grande reattività proprio col piede, l'ha cercato. Siamo entrati dentro il recupero, parte Doni, palla in area di rigore a cercare Pellegrino, poi la battuta di Talamonti, la palla che finisce Bellini, all'estime. Guarente, Cigarini, ancora Guarente, palla che passa, Ferrerapinto,
allarga sulla destra per Valdés, la finta del Pacarito, il sinistro, Carrozzieri si oppone con il corpo, fischia l'arbitro, finisce qui una partita ricchissima di emozioni, vince il Palermo 3-2, super spot.